da Biasca con Jason Fuchs. Jason, questa sera contro il Rögle era la penultima partita per voi come preparazione. L'anno scorso l'Ambria aveva perso 4-0 contro il Rögle, questa sera una bella vittoria con due reti tue. Come hai visto la partita? Ma penso che era comunque un buon test. Sappiamo che l'anno scorso abbiamo faticato un po' contro di loro. Sapevamo che era una buona squadra, giocava bene difensivamente e l'abbiamo detto subito che era un buon test per vedere anche noi dove eravamo, e penso che tutto sommato abbiamo giocato una buona partita. Magari, chiaro, ci sono un paio di cose da migliorare, però una buona partita. Avevate giocato 5 amichevoli in 9 giorni, adesso con 10 giornate di riposo, diciamo così, come hanno reagito le gambe? Diciamo che non era facile, non è che ci mancava un po' il ritmo, però era da un po' che non avevamo più giocato e no, penso che il timing delle partite è abbastanza buono, adesso ce ne rimane una, tra una settimana comincia il campionato, siamo tutti in forma. Con Oli infortunato, Pesonen nell'ala, ci sarà sicuramente più responsabilità per voi centri, anche per te, come la vedi in questo senso? Ma secondo me è una cosa positiva un po' per tutti. Ol sappiamo che è un giocatore importante e dobbiamo tutti alzare il nostro livello per colmare il suo manco, e è quello che stiamo provando di fare, e appunto Pesonen penso che ci darà una mano. Hai giocato quasi tutte le amichevoli in linea con Monnet e Duca, la vostra linea funziona parecchio bene, Cosman difatti è una delle uniche linee che non ha quasi mai modificato, come ti trovi? Ma mi trovo bene, gioco con due giocatori che hanno tantissima esperienza, che sanno come giocare, e penso che ci completiamo bene l'un l'altro e spero che possa continuare così. Lo scorso anno ti eri espresso piuttosto bene all'inizio del campionato anche a livello di gioco, poi ti eri un po' arenato, diciamo, in fatto di punti. Che obiettivi ti poni per questa stagione? È chiaro che si parla un po' sempre di punti, alla fine sì, è una cosa importante, a fine stagione si guarda un po' i punti, però non voglio focalizzarmi troppo su questo, penso che devo continuare a migliorare il mio gioco e i punti verranno. Manca ancora un amichevole contro il BN venerdì, a questo punto ci sono ancora poche cose forse da limare, qualche difetto da limare, ce ne puoi dire magari qualcuno che hai notato? Ma penso che a livello di sistema 5 contro 5 siamo messi bene, magari un po' i dettagli sul power play e sul box play, magari un po' le situazioni speciali.